Eccoci, ciao e benvenuto o benvenuta in questo nuovo video. Io sono Luca e nella mia quotidianità aiuto e guido imprenditori, business e professionisti a crescere e svilupparsi attraverso il marketing online. In questo video voglio condividere con te tre degli elementi che mi hanno permesso di fare la differenza per quanto riguarda le mie strategie di comunicazione e sono Hook, CTA ed immagini. Se non sai di cosa stiamo parlando, lascia che ti spieghi. Immagini e come ottimizzarle. L'immagine, insieme al testo dell'inserzione e alla call to action, la CTA, è uno degli elementi fondamentali per un'inserzione ben studiata. Quello che mi sento di consigliarti è di non utilizzare immagini stock. Per immagini stock si intendono quelle fotografie che vengono acquistate online da webmaster, pubblicitari e in generale chiunque abbia bisogno di un'immagine da inserire all'interno di un contenuto che sta creando e che quindi non rappresenta la realtà. Anche se a livello grafico sono ottime, come ovvio che sia, dal punto di vista dell'utente possono essere viste come un elemento che va a snaturare il prodotto o servizio offerto, andando a dare una falsa percezione di quello che andrà ad acquistare. Per esperienza personale posso assicurarti che performano meglio immagini brutte, ma reali, piuttosto che immagini da effetto wow, ma prive di contenuto. Per quanto riguarda CTA, call to action, che cos'è e come ottimizzarla? CTA, come dicevo, anche detta call to action, è un'azione che vorresti che l'utente facesse sulla tua inserzione, sul tuo sito web, sulla tua landing page, sales page, eccetera. Scopri di più, acquista ora e prenota subito. Sono solo alcune delle CTA che puoi usare per invitare l'utente a compiere un'azione specifica. Come per il titolo, Hook, che vedremo successivamente, è importante definire una call to action specifica e chiara in ogni step del processo, del funnel. Questo perché l'utente, anche inconsciamente, dovrebbe avere sempre chiaro l'obiettivo per il quale sta seguendo una determinata azione su un'inserzione, piuttosto che su un sito web. Facciamo un piccolo esempio. Se attraverso un'inserzione, piuttosto che una mail o ancora una comunicazione via chat di Facebook Messenger, vuoi presentare all'utente un prodotto o servizio da acquistare, è importante riportare come call to action l'azione specifica che desideriamo che l'utente completi. Nel caso specifico, sarà quindi buona norma utilizzare la call to action specifica acquista subito. Passiamo poi al look, il titolo. Che cos'è e come ottimizzarlo? Parto semplice traducendo il termine hook. Hook significa gancio o titolo di un'inserzione ed è l'elemento di una Facebook Ads correttamente strutturata che permette di attrarre istintivamente l'attenzione dell'utente. Gli strumenti che abbiamo per attrarre l'attenzione dell'utente sono limitati ed il titolo è uno di questi. Nel titolo di una Facebook Ads ti consiglio di andare diretto al punto del messaggio che vuoi far passare all'utente, senza troppi giri di parole, insomma. Esprimi il titolo in 4-5 parole e vedrai che i risultati delle tue ads miglioreranno notevolmente. Valuta anche di inserire delle emoji nel look che vanno a creare relazione, a creare empatia. Ovviamente devono essere emoji funzionali, non messe a caso. Anche queste, appunto, se usate con criterio, possono aiutarti ad attrarre l'attenzione degli utenti. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!